Bene, Kate. Io esplorerò il settore settentrionale. Tu ti occuperai di quello meridionale. Mark setaccia i negozi in rovina che si trovano nella zona centrale della città e individua un enorme supermercato che espone numerosi manifesti che pubblicizzano merci di prima qualità. Ma appena Mark entra, si rende conto che è stato saccheggiato parecchi mesi fa. Nella parte posteriore, all'interno di una zona recintata, il ragazzo intravede un magazzino. La porta è chiusa. A quanto pare nessuno ha mai tentato di aprirla. La porta non è chiusa a chiave e con la punta dello stivale Mark la apre. Entra guardingo e lancia una veloce occhiata all'interno della piccola costruzione. Un tempo era usata come deposito dei documenti contabili del supermercato, che ora sono sparpagliati sul pavimento. Mark decide di sfogliarli velocemente e, nascosta sotto un mucchio di vecchi documenti, scopre una botola chiusa con un lucchetto. Con un paio di violenti calci Mark riesce ad aprirla e trova una scatola ermeticamente chiusa, contenente una stecca di sigarette. Non ne ha assolutamente bisogno, ma sa che potrà incontrare delle persone disposte a scambiare cibo o combustibile pur di averle. Quindi pone la stecca di sigarette nel suo zaino. Non c'è altro di interessante da portare via. Mark decide di allontanarsi dal deposito per ritornare verso la sua auto. Ritornando indietro, sconsolato, Mark trova Kate seduta sul cofano che sta rovistando in una cassetta. Anche lei non è riuscita a trovare un po' di carburante, ma ha recuperato cibo sufficiente per una cenetta decente. «Ho trovato una bottiglia di vino californiano!» esclama Kate porgendo a Mark orgogliosa una bottiglia di vino bianco secco. «Fantastico! Adesso ci manca solamente un cavatappi!» Il sole sta tramontando e la temperatura scende rapidamente. Il caldo insopportabile della giornata lascia il posto ad un forte vento freddo, foriero di una violenta tempesta. I due devono assolutamente cercare un rifugio per la notte. Non molto lontano da dove si trovano, in mezzo ai cumuli di macerie e allo sfascio generale, c'è un vecchio edificio di mattoni, una biblioteca. È ancora in buono stato. E il tetto è ancora perfetto. Insieme i due decidono di trascorrere la notte nella sala principale della biblioteca. Mark libera la zona centrale della sala e accende un piccolo falò usando i meno interessanti tra le migliaia di libri che giacciono sugli scaffali. È ora di cena e i due hanno fame. Mark aiuta Kate a preparare da mangiare, mentre fuori imperversa una violenta tempesta. «Non mi piace per niente!» mormora Mark mentre guarda preoccupato fuori dalla finestra. «Non tutto il male viene per nuocere. Così non dovremmo preoccuparci che Mad Dog e i suoi uomini ci piombino addosso.» Il cibo e il vino sono deliziosi e poco dopo una piacevole sonnolenza pervade lentamente le membra dei due ragazzi, che si addormentano tranquillamente accanto al fuoco.
Improvvisamente, durante la notte, i ragazzi vengono svegliati da un crepitio assordante e da un acre odore di fumo. Non riescono a rendersi conto di cosa stia succedendo, ma appena si guarda attorno, Mark si rende conto di essere completamente circondato da un terrificante muro di fiamme. Un fulmine ha colpito il tetto della biblioteca e i vecchi volumi hanno preso subito fuoco. Stanno rischiando di finire bruciati vivi. Sveglia, Kate! Cosa? Dobbiamo andarcene! Raggiungiamo l'uscita! Oh merda! I due ragazzi si trovano a pochi metri dalla porta quando uno scaffale in fiamme precipita, ostruendo il passaggio. Il calore e le fiamme costringono i due ad indietreggiare e allontanarsi dalla porta. Raggiungono il centro della stanza e Mark si guarda in giro alla ricerca disperata di un'altra via d'uscita, ma tutte ormai sono bloccate dalle fiamme. Lascia fare a me, Kate! Mark avvolge la parte superiore del corpo di Kate con un pesante tappeto. Esci di corsa dalla porta principale! Kate si lancia coraggiosamente fuori e riesce a mettersi in salvo. Adesso che Kate è salva, Mark è un po' più tranquillo. Si avvolge la testa con il giubbotto, prende un profondo respiro e si lancia fuori anche lui. Grazie alla sua velocità e agilità si è salvato dalle fiamme. Anche se il giubbotto è annerito dal fumo e i suoi jeans sono bruciacchiati, riesce a tirarsi fuori dalla biblioteca senza riportare ustioni gravi. Mark esce di corsa dalla biblioteca mezzo soffocato e subito Kate lo afferra per una manica e lo trascina ancora più lontano da questo inferno di fuoco. Alcuni secondi più tardi il tetto crolla, sollevando un'enorme nuvola di faville che rischiara il cielo notturno. Mark guarda Kate in silenzio e nota che ha il volto annerito dal fumo. Solo adesso si rende conto del rischio che ha corso. I ragazzi ritornano verso l'auto per cercare di riposare qualche ora, mentre in lontananza l'incendio ormai si estingue lentamente. Il cielo si sta rischiarando. Comincia un nuovo giorno e i ragazzi decidono di allontanarsi da Bakersfield prima che la temperatura diventi insopportabile. In questa zona l'autostrada attraversa un territorio tutto a salite e discese e Mark deve mantenere una velocità costante se non vuole sprecare benzina. Il serbatoio è quasi vuoto. Più tardi il profilo di Fort Stockton si staglia all'orizzonte e se Mark non riuscirà a trovare benzina neanche qui, le cose si metteranno davvero male. Fortunatamente, appena entrato in città, Mark trova una stazione di rifornimento. Il luogo sembra deserto, ma c'è qualcosa che non convince appieno i due. Un furgoncino Chevrolet pieno di ammaccature è parcheggiato con il cofano aperto accanto ad una delle quattro pompe di benzina. È molto più pulito degli altri rottami che hanno visto lungo la strada, e ciò insospettisce i due. Mark si avvicina e per terra nota una chiazza scura di olio proprio sotto il motore. La cosa è decisamente misteriosa e il ragazzo decide di fermare la Spider per controllare. Mark, la macchia è ancora fresca, esclama Kate mentre Mark sfiora la chiazza con un dito. Mark si sta pulendo la mano sui jeans quando una voce roca rompe il silenzio facendolo rabbrividire. Butta via le armi o ti riempio di piombo. La voce proviene da quella che un tempo era la cassa del distributore. Benché a malincuore, Mark decide di ubbidire e lascia cadere a terra la sua arma, mentre la canna di una carabina sbuca dalla porta protetta dalla penombra. Anche tu, bellezza. Kate obbedisce gettando il suo mitra dal finestrino della Spider e facendolo cadere vicino ai piedi di Mark. Non pensarci nemmeno! Urla un'altra voce proveniente alla destra di Mark. Da dietro la carcassa di un'automobile si fa avanti un uomo alto e ben piantato, con i capelli biondi tagliati a spazzola, che indossa un'uniforme militare di servizio. Il suo sguardo è protetto da un paio di occhiali da sole. Si avvicina a lunghi passi mantenendo la pistola puntata contro di Mark, poi si ferma vicino alla cassa. Altri due uomini sbucano dalla porta, uno con una carabina, mentre l'altro con un fucile a canne mozze. Non sembrano affatto dei banditi, capo! Borbotta quello con la carabina. Infatti, stiamo semplicemente fuggendo da una banda di desperados. L'uomo in uniforme si gratta il mento con aria divertita e si gira per parlare con gli altri due uomini. Solo allora Mark si accorge dei gradi di sergente un po' sbiaditi e dello stemma circolare cucito sulla manica.
hanno qualcosa di familiare. Quasi subito Mark riconosce lo stemma della Lega per la Difesa Mondiale. Dopo alcuni minuti il sottufficiale si gira e con tono amichevole rivolge la parola ai due. Penso che dovreste raccontarci la vostra storia. Mi chiamo Mark Phoenix. Faccio parte di un gruppo di sopravvissuti che abbiamo soprannominato GD1. Loro ci stanno aspettando a El Paso. Io mi trovavo a San Angelo. Ho dovuto fare questa deviazione per salvare lei dalle grinfie di un uomo molto pericoloso. Si chiama Mad Dog Michigan e ci sta dando la caccia. Gli uomini ascoltano meravigliati e increduli, cominciando a fare un sacco di domande a Mark per vedere se si contraddice. Ma quando si accorgono che Mark sta dicendo la verità, il loro atteggiamento nei suoi confronti cambia radicalmente. Mark finisce tutto il suo racconto e risponde a tutte le loro domande, rendendosi conto che si è guadagnato la loro ammirazione. Adesso tocca al gruppo di militari raccontare la loro storia. Prima del disastro appartenevamo al corpo dei Marines della LDM, di stanza negli impianti radar sotterranei di Brownsville, qui in Texas. Solamente 12 della nostra compagnia sono sopravvissuti durante gli anni post-atomici. Ma quando siamo riusciti a risalire in superficie, siamo subito stati attaccati da un gruppo di banditi sanguinari. Gli unici superstiti siamo noi tre, e siamo dovuti scappare da Brownsville a piedi. Dopo lunghe ricerche, siamo riusciti a trovare un veicolo funzionante, un furgoncino della polizia, e abbiamo viaggiato finché abbiamo fuso il motore e siamo rimasti senza benzina. Stiamo cercando di raggiungere il nostro quartier generale, a Fort Bliss, a nord di El Paso, dove speriamo di riunirci con altre compagnie di sopravvissuti. Siamo arrivati a Fort Stockton 3 giorni fa, ma non siamo riusciti a proseguire il viaggio a causa del caldo insopportabile e delle violente tempeste notturne provenienti dalle Barilla Mountains. Perché non vi unite a noi? Abbiamo allestito un accampamento nel motel lì vicino. Potremmo cenare insieme, che dite? Il gruppo prepara una cena semplice, ma molto appetitosa, e tutti mangiano amichevolmente. Non ci siamo ancora presentati. Io sono il sergente Haskell, e loro sono Gunther e Knott. Abbiamo bisogno di una carta stradale, magari in brandelli. Solo così possiamo sapere dove si trovano le aree di servizio e di rifornimento lungo l'autostrada. Io ne ho una! Risponde Mark tirando fuori dalla tasca interna del giubbotto la carta degli Stati Uniti che ha portato via Mad Dog Michigan nello stadio di San Angelo. Dove l'hai presa? Chiede Haskell sbalordito, mentre esamina gli appunti a penna che si trovano sui margini della carta. Mark racconta come è riuscito ad averla, mentre Haskell continua ad osservarla con molta attenzione. Hai messo le mani sul piano operativo di un'operazione della Chaos per impossessarsi del paese. Questa è roba che scotta. Adesso sappiamo l'entità delle loro forze, l'ubicazione dei punti di rifornimento, delle roccaforti, le città controllate da gruppi di banditi. Tutto, insomma. Persino dove si trovano i focolai di resistenza della LDM lungo la costa orientale. Dobbiamo portarla a El Paso. Se laggiù è rimasto ancora qualcosa della Lega, dobbiamo avvertirli subito di cosa sta succedendo. Benissimo! Ma come la mettiamo con la benzina? Io ne ho a sufficienza per una ventina di miglia e dobbiamo assolutamente arrivare a Kent per incontrare il resto del mio gruppo. Lì avremo a disposizione l'autocisterna e voi potrete proseguire con noi fino a Fort Bliss. C'è un'area di servizio qui vicino. Continua Haskell indicando un punto lungo l'autostrada 10 fra Fort Stockton e la città di Brogado. Non possiamo essere sicuri che ci sia del combustibile, ma è la nostra unica speranza. Sono 25 miglia. Pensi che ce la faremo? Possiamo provare. E comunque è la nostra unica speranza. Il gruppo decide di partire da Fort Stockton all'alba, ma il tempo peggiora in poche ore, rovinando i loro piani. Per 2 giorni la città viene sferzata da tempeste e tornados, obbligando loro a rimanere rinchiusi nel seminterrato del motel. Solo alla mattina del 6° giorno la tormenta si calma, permettendo loro di allontanarsi dalla città. Mark, Kate e i 3 Marines viaggiano per una 30 miglia verso l'area di servizio di Balmorea, che Haskell ha scoperto sulla carta.
si trova nelle vicinanze di un passo tra le Barilla Mountains, in una zona che è stata molto colpita dalle tormente degli ultimi giorni. Il serbatoio ormai è vuoto, ma fortunatamente alla fine riescono ad arrivare. Mentre Kate e due soldati rimangono a controllare la strada, Mark e Haskell vanno a ispezionare le cisterne. Ce ne sono esattamente 8, ma solamente una sembra essere piena. 6 sono vuote e la 7ª contiene un po' di gasolio, inutile per il motore della Spider. Un codice di sicurezza blocca la valvola di erogazione. Dopo un attento esame, Mark capisce che deve scoprirlo se vuole mettere le mani sul carburante. È impensabile tagliare o far saltare la valvola. Correrebbero il rischio di far esplodere il serbatoio. Mark sta studiando le combinazioni quando Gunther si mette a gridare. «Banditi all'orizzonte!» 6 motociclisti vestiti di nero stanno filando a tutta velocità lungo l'interstatale 10, diretti verso la piazzola di sosta. Dietro ai sellini posteriori delle moto ci sono delle lunghe antenne, con in cima una bandiera su cui è raffigurata una testa di leone e lo stemma dei Lions di Detroit. I banditi individuano la Spider di Mark e fermano le moto ad un centinaio di metri dalla piazzola. Smontano agilmente di sella e in un batter d'occhio si sparpagliano nelle vicinanze nascondendosi dietro le asperità del terreno. Si stanno avvicinando velocemente. Nascondetevi e sparate. Non devono impadronirsi della cisterna, né tantomeno distruggerla. 2 Lions stanno girando la stazione di servizio per evitare la zona troppo esposta davanti alla stazione di rifornimento. Hanno intenzione di attaccarli prendendoli alle spalle. Mark abbandona il suo nascondiglio tenendo d'occhio i 2 banditi mentre aggirano l'edificio. In lontananza Mark intravede un deposito di pneumatici, un'ottima postazione difensiva. Mark riesce a nascondersi là prima che i Lions si fermino. Per un attimo non è in grado di vedere dove si sono cacciati, ma dopo alcuni istanti ricompaiono all'improvviso. Si dirigono correndo verso il nuovo nascondiglio di Mark con le armi spianate, pronti a sparare. Mark carica la carabina e la punta contro il primo bandito, che sta correndo a zigzag tra i massi e i bordi dell'area di servizio. Si trova a pochi metri quando preme il grilletto. Il proiettile lo colpisce in pieno, scaraventandolo a terra. Il suo compagno esita per qualche istante, ma decide di uscire dal suo nascondiglio per vendicare il suo amico. Urlando selvaggiamente, si mette a correre e si prepara a sparare con il suo micidiale mitra. Numerosi proiettili raggiungono il mucchio di pneumatici dietro a cui è nascosto Mark. Il bandito non ha nessuna intenzione di fargliela passare liscia. Mark aspetta pazientemente che esaurisca i colpi per poi uscire di scatto dal nascondiglio e scaricargli addosso un altro colpo. L'impatto della fucilata lo scaraventa al suolo a pochi metri da lui. Mark si allontana dal corpo del bandito e corre verso Kate. È molto impaurita ma incolume. «Dammi la mano, Kate! Corriamo!» I ragazzi corrono verso la parte anteriore dell'area di servizio, appena in tempo per vedere l'unico superstite fuggire a tutta velocità. Haskell e i suoi uomini festeggiano la vittoria e iniziano a frugare nelle tasche degli avversari uccisi. Trovano alcuni effetti personali, ma riescono a recuperare anche armi e munizioni. Dopo aver esaminato il bottino, i 5 si sbarazzano dei cadaveri e tornano verso la pompa di benzina. Devono riuscire a scoprire il codice segreto. I ragazzi esaminano attentamente i 3 quadranti accanto alla valvola di sicurezza. Sono tutti divisi in 3 settori ed in ogni settore c'è un numero a 2 cifre. Il numero di un settore nel 3° quadrante può essere modificato grazie ad un pulsante. Per aprire la valvola devono riuscire a scoprire il numero segreto. Se vuoi tentare di risolvere anche tu questo rompicapo, metti in pausa il video e guarda attentamente l'immagine. Tra 10 secondi esatti verrà mostrata la soluzione dell'enigma. Mark digita il numero 52 e la valvola si apre con uno scatto metallico e il profumo acre della benzina solletica le narici dei ragazzi. Un misuratore indica che il serbatoio contiene 125 galloni di benzina senza piombo, una quantità di gran lunga superiore alle loro esigenze. Dopo aver riempito il serbatoio della Spider, aiutato da Haskell, Mark distrugge il carburante che resta per impedire che cada nelle mani dei banditi di Mad Dog Michigan.
con lo sguardo fisso all'immagine della stazione di servizio in fiamme, riflessa nello specchietto retrovisore, Mark riparte subito verso ovest, lungo l'autostrada 10, diretto verso il punto d'incontro con il convoglio. È grandioso poter correre di nuovo a tutta velocità, dopo quelle maledette 25 miglia a passo d'uomo. Ed è bello anche sapere che non ci sono più di 50 miglia fino a Kent. La strada è tutta in leggera salita, nel tratto dove l'autostrada attraversa le rovine di Brogado e corre lungo il versante settentrionale delle Davis Mountains. Il gruppo raggiunge Kent poco dopo mezzogiorno, con quasi un giorno di anticipo sulla data fissata per l'incontro con il convoglio. Mark è sicuro che non è già arrivato, perché non nota nessun segno particolare. Decide quindi di sfruttare questa attesa per rilassarsi e recuperare le forze. I ragazzi si alzano all'alba e Mark trascorre la mattinata a revisionare il motore della Spider, mentre il sergente Haskell e il soldato Knott montano di guardia a turno sul tetto della chiesa Battista, l'edificio più alto ancora in piedi a Kent. Mancano poche ore a mezzogiorno, quando in lontananza si sente uno strano rumore provenire dal cielo, in direzione nord-est. Mark alza lo sguardo e, dopo aver scrutato nel cielo, intravede Rickenbacker e il suo stravagante velivolo che si sta avvicinando alla città. Volteggiando a bassa quota, saluta con ampi gesti del braccio e si allontana di nuovo verso le cime delle montagne vicine. Dopo un'ora circa, Knott intravede una nuvola di polvere alzarsi verso oriente. L'attesa ha elettrizzato tutti, ma non sono sicuri che sia proprio il convoglio GD1. A quella distanza potrebbe essere anche un gruppo di banditi sanguinari. «Sono loro!» urla Knott, dopo aver avvistato i veicoli del convoglio che avanzano lentamente sull'autostrada diretti verso Kent. Guidato dal carro attrezzi di Pete Tyler, il convoglio entra in città suonando i clacson, mentre tutti urlano di gioia. Ce l'hanno fatta. L'incontro è reso particolarmente felice anche dalla presenza della giovane Kate, che è riuscita a sfuggire a Mad Dog e i suoi uomini. Dopo aver esaurito i saluti e i festeggiamenti, Mark si riunisce assieme agli altri per discutere questioni più importanti. «Sono riuscito a seguire i movimenti di Amex Gold dal mio deltaplano. Stanno arrivando in molti e sicuramente hanno intenzione di inseguire il convoglio. Probabilmente ci attaccheranno nel tratto montuoso.» «Io ho seguito via radio i movimenti di un numeroso gruppo di Mexicanos che ha appena attraversato il confine alla disperata ricerca di carburante e cibo. E, per completare il quadro, Mad Dog Michigan è riuscito a contattare la banda dei Saints di New Orleans e a stabilire un'alleanza. Anche la nuova banda si trova nelle vicinanze.» «Siamo circondati. Dobbiamo andare avanti a tutti i costi se vogliamo sperare di arrivare a El Paso.» Tutti condividono l'opinione di Cutter e si decide all'unanimità di lasciare Kent nel primo pomeriggio e di viaggiare verso El Paso senza fermarsi. Il gruppo impiega un'ora per rifornire tutti i veicoli del convoglio e per ultimare i preparativi prima della partenza. Il momento è decisivo e Mark dovrà mettere in pratica tutta la sua abilità di esploratore nelle prossime miglia, quando il convoglio dovrà attraversare un'insidiosa zona montana. Rickenbacker non può utilizzare il suo deltaplano a causa dell'altitudine e delle violente correnti ascensionali. Ad una decina di miglia da Kent, Mark attraversa il letto prosciugato del Salt Draw e inizia a salire le Apache Mountains. Alla sua sinistra si staglia l'inquietante vetta del Black Peak. Ma qualcosa sulla sua cima, uno strano bagliore intermittente, lo insospettisce. «Qui, Mark! Ho individuato qualcosa di sospetto sulle montagne verso sud!» comunica Mark con il suo radio CB. Dopodiché ferma la Spider e aspetta che il convoglio lo raggiunga. Cutter scende e si avvicina di corsa a Mark per vedere la novità. «Ecco, lì ho visto uno strano bagliore intermittente.» «Qualsiasi cosa tu abbia visto se n'è già andata, Mark. Se era un esploratore, ci conviene sbrigarci prima che riesca a riunire un po' di gente per organizzare un agguato.» Risponde Cutter dopo aver scrutato anche lui con il suo potente binocolo. Mark continua ad osservare l'orizzonte mentre procede lungo l'autostrada. Da un momento all'altro si aspetta di venire assalito di sorpresa dai banditi, ma fortunatamente le sue non sono altro che paure infondate. Gli edifici e le case di Van Horn si delineano all'orizzonte, e anche se la città sembra deserta,
Decide di non rischiare inutilmente. Mark fa fermare il convoglio ad un miglio dalla città e, abbandonata la Spider, si incammina assieme al sergente Haskell verso il centro per controllare se tutto è tranquillo. Gli edifici distrutti sono sinistramente silenziosi. I due camminano lungo il viale principale guardandosi in giro, ma non notano nulla di strano. Raggiunto il centro, vicino all'entrata di un bar, vedono una moto. Sul serbatoio è dipinto lo stemma dell'asso di picche, il simbolo della banda dei Mavericks. «Entriamo nel bar, Haskell! Non sarebbe male riuscire a catturare il proprietario della moto per interrogarlo!» «Mark, uno di noi due entrerà dalla porta posteriore. Per me è uguale, decidi tu.» «Ora tocca a te decidere il destino di Mark Phoenix. Quale sarebbe la migliore strategia? Mark entrerà dalla porta posteriore mentre Haskell dalla porta principale o viceversa? Fai la tua scelta e scrivila in un commento sotto al video. La scelta che prenderà più voti verrà raccontata nel prossimo episodio di Guerrieri della Strada!»